E rieccoci qui, amici e amiche di Total Photoshop, a smandruzzare col nostro buon Illustrator. La volta scorsa, nella scorsa video lezione, abbiamo visto questo fantastico strumento che si chiama Blob Tool, ossia lo strumento pennello tracciato chiuso, una roba pazzesca come invenzione di nome, ed è per quello che la sua riconoscibilità è dovuta proprio al nome inglese Blob Tool. Che cosa fa il Blob Tool? Lo ripetiamo, e c'è un perché, non perché voglia guadagnare tempo. Lo strumento, il Blob Tool, non fa altro che crearci, come vedete, dei tracciati chiusi. E questa è una cosa veramente conveniente, estremamente interessante, soprattutto per chi ama illustrare a mano libera, ma non solo. In realtà, con un po' di pratica riuscite a fare delle cose veramente, veramente fenomenali, no? E questa funzionalità l'abbiamo abbinata in maniera molto veloce anche a quello simpatico strumento che è lo strumento gomma. Ok, strumento gomma che ci serve per cancellare effettivamente parti dei nostri tracciati. E questo direi che però va visto in un'ottica un po' più approfondita, perché se il Blob Tool ci consente di creare un tracciato chiuso da subito, con lo strumento gomma che ha tutta una serie di opzioni molto simili al Blob Tool, ho doppio cliccato sull'iconcina, come di default sappiamo che succede per settare le opzioni dello strumento in Illustrator. Come vedete, abbiamo un angolo che può essere gestito in maniera casuale con la pressione della pennina, se usate la tavoletta, con la rotellina stilo, l'inclinazione, direzione, eccetera, eccetera. Abbiamo una rotondità, anche qua può essere gestita con i parametri come sopra. Io lascio sempre questo discorso della pressione attivata. Poi abbiamo un diametro che possiamo settare a partire da un minimo di un punto fino ad arrivare a 1296 punti, che è decisamente grandino. Diciamo che noi stiamo intorno ai 30 punti, ok? Lo scriviamo proprio. E lasciamo la variazione di dimensione del diametro in relazione proprio alla pressione che abbiamo con la nostra pennina. Quindi scegliamo di stare intorno ai 14-15, quindi un rapporto di circa 1 a 2. Benissimo, che cosa succede? Succede che noi con la nostra gommina, andando a lavorare sul tracciato creato dal nostro Blob Tool, possiamo fare tutta una serie di interventi estremamente simpatici, e questo va bene. Ma voi dite, vabbè, ma io posso fare la stessa cosa con i tracciati normali? Facciamo subito un esperimento, perché non è propriamente così. Allora, prendo il mio bel pennellino normale, gli scelgo il suo colore per andare a pittare la mia superficie, scelgo un pennello e pronti via, mi faccio la mia simpatica grafica, ok? Per cui posso farmi, che ne so, il mio bel fumettino che salta fuori dalla testa del mio personaggio, eccetera, eccetera. Se provo ad utilizzare lo strumento gomma su una pennellata di questo genere, guardate che cosa succede. Track, track. Avete intuito? Ve lo faccio rivedere in una maniera ancora più chiara. Allora, riprendo il mio pennellino, traccio una bella linea, ok? Prendo lo strumento gomma e provo a cancellare. Anche se cerco di essere più delicato possibile, quello che sta succedendo è che sto letteralmente interrompendo il tracciato, quindi ho suddiviso il tracciato in tanti altri piccoli tracciati, che non è né giusto né sbagliato, è un'operazione che uno può scegliere tranquillamente. Il punto è che lo strumento gomma si comporta esattamente come il Blob Tool.
ossia quando io vado a creare un tracciato chiuso con lo strumento gomma, se opero su un tracciato chiuso non faccio altro che rimuovere delle porzioni della mia forma, andando però comunque a come dire, lavorare come se stessi lavorando con la creta, se vogliamo, no? Con un oggetto plastico, gommoso, con la plastilina, per cui cambio la forma ma non spezzo il tracciato, a meno che lo voglia fare intenzionalmente. Quando lavoro con un pennello normalissimo e utilizzo la penna, e qui non c'è scampo, vado a interrompere per forza il tracciato, quindi sappiatelo. Questa cosa però ci è di grande aiuto, perché quando soprattutto noi decidiamo di lavorare con il nostro buon blob tool, con il nostro pennellozzo da tracciato chiuso, come in questo caso per esempio, andiamo a colorarci in maniera molto spartana l'oggetto, le cosette scarpe. Adesso mi posiziono sotto, ok, il mio la mia coloritura, prendo il gommino e non faccio altro che fare una cosa di questo genere, ok, track, e mi sono risolto in un batter d'occhio il problema. La stessa cosa faccio da quest'altra parte. Ok, ho visto che, esattamente come mi succedeva alle elementari, non riesco a colorare entro i bordi, quindi non faccio altro che prendere il mio gommino. Magari l'avessi scoperta 30 anni fa questa cosa, sto barando, in realtà sono molti di più, quindi con il mio gommino ho risolto il mio problema, oltretutto lavorando in una modalità assolutamente sensibile, perché ripeto, se utilizzo la pennina la mia variazione di dimensione mi viene come dire incontro, e inoltre posso anche settare dei valori, un aspetto della mia gommina, in modo tale da poter fare delle cancellature anche assolutamente interessanti. Ok, adesso io sto lavorando su un pezzo di tracciato che in realtà volevo mantenere, tasto maiuscolo e attivo il mio gommino, trick track, e voilà, vedete che sono riuscito a fare la mia cancellazione in 4 e 4 8, come si dice a Catania. Ok, detto questo, direi che la stessa funzionalità per chi utilizza la tavoletta grafica è disponibile se noi ruotiamo la pennina e utilizziamo la parte superiore della penna come se fosse una gomma, per cui il procedimento è assolutamente lo stesso, lo strumento si attiva in maniera assolutamente immediata, e oltretutto con le stesse caratteristiche che avete impostato dalle preferenze dello strumento. Detto questo, ragazzi, io vi auguro una buona continuazione di weekend, divertitevi, smandruzzate veramente a manetta con Illustrator, con lo strumento Blob Tool e il vostro gommino preferito, e noi ci vediamo al prossimo tutorial.